Ciao bikers, benvenuti in un nuovo video sul mio canale The Blonde Pipes. Se ancora non l'avete fatto e se vi fa piacere, iscrivetevi per supportarmi. Finalmente oggi sto per provare una delle moto che nei mesi scorsi ha fatto più discutere. Qualcuno parla di cambio generazionale in positivo, mentre altri non sembrano ancora averci fatto l'occhio. Ma di che moto sto parlando? Naturalmente della BMW R1003 GS. Eccola qua. Direi un test ride tanto atteso, perché io non vedevo l'ora di provarla e perché me l'avete chiesta in tanti. Sicuramente da quando l'ho vista la presentazione ufficiale ho avuto proprio il desiderio di conoscerla un po' meglio. Onestamente l'ho trovata molto più bella dal vivo rispetto alle foto. Ho chiamato i ragazzi di Lario Motorrad qui a Lecco, che gentilmente oggi me la prestano per un giretto. Quindi mettiamoci in sella e andiamo a provarla. Me ne ho parlato in modo molto superficiale fino ad oggi sui miei canali Instagram e TikTok, perché aspettavo appunto proprio il giorno della prova per testare con mano quello di cui stiamo parlando e per darvi una recensione quanto più veritiera possibile, come sempre. Come sapete non andrò nello specifico perché, come al solito, lo lascio fare agli esperti di settore, come giusto che sia, ma vi darò qualche informazione e soprattutto le mie impressioni alla guida. Oggi è una giornata stupenda sul lago di Como e direi che è lo scenario perfetto per provarla, c'è un sole bellissimo. E anche se devo dirvi la verità, questa moto è nata anche con uno spirito fuoristradistico, ma poi ve ne parlerò. Allora, la prima sensazione dopo pochi chilometri è quella di una moto meno avvolgente rispetto al GS tradizionale, perché la linea è appunto molto più snella, però mi sento comunque protetta molto bene dall'aria. Il manubrio è bello largo, sento la posizione delle pedane molto comoda, mi sembra un'ottima triangolazione. Anche salendo mi sono accorta di toccare molto bene i piedi a terra, è una moto alta 850 mm, però direi che queste linee affusolate, il baricentro comunque tutto sommato basso, permettano appunto l'appoggio dei piedi in maniera agile. Mi sembra tra l'altro ancora più basso della GS tradizionale, io ho una 1200 e con questo tocco meglio, poi dipende anche tantissimo dai settaggi chiaramente della moto, ci sono tante opzioni tra cui stella un po' più bassa, stella un po' più alta, insomma è molto personalizzabile. Ma vediamo anche questo motore, che è il mitico boxerone, vabbè, non delude mai, nemmeno in questo caso, ha davvero molta personalità, una erogazione estremamente fluida. Per adesso mi piace molto. Devo dire che si percepisce che si adatta proprio bene ad ogni andatura. Io sto andando in modalità turista, con mappa da nonna, e lo sento davvero morbido. Diciamo che è una cuccioletta se si va tranquilli, ma una belva se si apre il gas. Ho notato che rispetto al 1250 devo dire che però mi sembra abbia meno ripresa, più dolce proprio alle basse velocità, però ai medi prende decisamente corpo. Infatti prima, per dirvi la verità, ho fatto anche una breve sparata per sentire anche un po' questo motore, dalla personalità sportiva confermo ce l'ha. E a parte il fatto che è una moto davvero stabile con zero vibrazioni, ma proprio stabile anche in frenata, non dà contraccolpi on off e proprio senti che sopra un tot di giri prende proprio corpo, diventa bella ciccia e veramente sportivona, proprio un animo sportivo e si sente tutto. Il boxer a me piace particolarmente perché tiene anche il baricentro basso e la moto ha una distribuzione dei pesi, oserei dire perfetta, ma questo anche il GS tradizionale, sembra tanto immenso, fa un po' paura e forse anche un po' pesante da fermi, ma in moto è davvero una bicicletta. Secondo me questa potrebbe essere una moto davvero per tutti, perché è proprio facile, comoda, facile, gestibilissima, non dà contraccolpi, è proprio lineare e poi, ragazzi, dà proprio confidenza. Unica nota, se proprio devo trovarle un difetto, è l'innesto marcia. Diciamo che si sente, non è sempre morbidissimo, ce ne faremo una ragione. Il sound è bello corposo, io forse preferivo, ma gusto personale, quello del 1250, però comunque è bello ciccio. Ma dopo ve lo faccio sentire meglio da ferma.
Allora, eccomi qui. Io sto provando la versione triple black, ma ne esistono addirittura 4. La versione base, bianca, pulita, diciamo la più neutra. Poi ovviamente c'è la triple black, che secondo me è quella più grintosa, tutta nera, e a differenza della versione base ha un cupolino più alto che si regola elettronicamente. Poi c'è la Trophy, che ha proprio il settaggio da fuoristrada, è più da enduro, infatti è più alta di 2 cm e i cerchi a raggi. E infine c'è la versione tramontana, bellissima, verde metallizzata, che diciamo è la versione più particolare ed esclusiva. Ma vediamo di snocciolarla un po' senza scendere troppo nel dettaglio. Allora, esteticamente la moto non sembra assolutamente un GS, infatti è stata completamente riprogettata ed è questo che ha fatto un po' storcere il naso ai GSisti più affezionati, perché a primo impatto vediamo che il serbatoio è decisamente più snello, ma tutte le linee in generale, quindi l'aspetto maestoso del 1250 è stato in parte ridimensionato e reso più essenziale. Ma vediamola a sezioni. Partiamo dall'anteriore, dove c'è la parte che ha fatto più discutere in assoluto gli appassionati, ovvero questo gruppo ottico decisamente rivoluzionario. Al di là del gusto, può piacere o meno chiaramente, l'innovazione di certo non manca in questa X a LED. La cosa principale che ho notato entrando in galleria, quindi con una luminosità più bassa, è che la luce si regola automaticamente. Altra cosa, le frecce sono inserite nei paramani e il cupolino è elettrico, come vi dicevo prima, anche se nella versione base è manuale. Altra grande novità, abbiamo questo radar che la fa da padrone ed è presente anche nella parte posteriore della moto, che cambia decisamente l'equilibrio estetico del muso della moto. Ma passiamo adesso alla postazione di comando, perché il keyless è di serie e il quadro si accende con un pulsante sui comandi di destra. Il display TFT è uguale esteticamente, ma nasconde alcune chicche, come per esempio la visualizzazione sport, che mostra alcuni parametri in diretta mentre si guida, molto carino. Tra le novità anche un cassettino portaoggetti, compresa USB, sempre molto comodo, per mettere anche la chiave. Girando intorno alla moto poi notiamo che il faro posteriore non esiste più, è sparito, è integrato nelle frecce posteriori che fanno appunto funzione di stop, indicatore di direzione e faro di posizione. E anche qui c'è il mega radar, super all'avanguardia, diciamo che l'elettronica su questa moto di sicuro non manca. Ma vediamo al discorso sella, perché me l'avete chiesto in tanti. Allora, l'altezza standard è di 850 mm, non proprio bassissima, però appunto il serbatoio, essendo più scavato, rende sicuramente più agevole l'appoggio dei piedi per terra. Io sono alta 1,73, ma l'altezza non è un problema così fondamentale, perché ci sono tantissime opzioni per ogni esigenza. In più BMW con questa moto ci aiuta davvero tanto, grazie anche alle sospensioni di nuova generazione elettroniche adattive che si regolano automaticamente. Vi ricordo anche che questa moto pesa meno 12 kg rispetto al 1250, che se in movimento una bicicletta, nelle manovre da fermo, insomma, fa sentire un po' il suo peso. Quindi in questo caso la differenza di peso si percepisce e come. Giusto due parole anche sul motore. Il boxerone è stato completamente rifatto, ha sicuramente più coppia ed è più compatto e leggero, si vede anche esteticamente, con una potenza dichiarata di 145 cavalli. Sotto il motore, anche questa è una novità, troviamo il cambio per un baricentro ancora più basso. Per quanto riguarda invece l'impianto frenante, le pinze Brembo fanno egregiamente il loro lavoro. Misure ruota invece rimangono invariate: 120-70 R19 l'anteriore e 170-60 R17 il posteriore. Ma vediamo adesso quali mappe troviamo su questa moto. Ce ne sono tantissime, per esempio io ho impostato di default Eco, Road Dynamic e Enduro, ma ovviamente esiste anche la Rain, e tantissime Pro su richiesta, completamente personalizzabili. Ma adesso andiamo a sentire un po' di sound. Eccoci di nuovo in sella per approfondire tutto quello che è il discorso dell'elettronica presente su questa nuova GS. Ce n'è davvero tanta e potrebbe spaventare, perché è veramente una moto complessa da questo punto di vista, tanto è facile da guidare, tanto è complessa dal punto di vista di tutte queste novità elettroniche. Ma in realtà con un po' di pratica, di smanettamenti vari su, insomma, sulle varie impostazioni, si riesce comunque a capirla meglio. Partiamo dall'introduzione dei radar anteriore e posteriore. Questi mega radar che sono presenti possono piacere o non piacere, capisco, però
direi che sono molto utili. Offrono tre sistemi. Allora, c'è il Cruise Control adattivo, devo dire molto efficace ed efficiente, e si possono preimpostare le distanze da tenere dal veicolo che precede. Molto interessante. Poi c'è la frenata automatica di emergenza, che fa sì che la moto non freni di colpo, però avvisa tramite un paio di pompate sulla leva del freno. Anche questa, per la sicurezza, direi che è un'ottima cosa. Diciamo che questa moto, a livello proprio di sicurezza ed elettronica, veramente la fa da padrone. Il terzo sistema è il monitoraggio dell'angolo cieco. Troverete praticamente dei triangoli sugli specchietti che si illuminano quando c'è un veicolo e che potremmo non aver visto, perché appunto situato nel nostro angolo cieco. Per esempio, anche quando una moto o una macchina o comunque un mezzo ci sorpassa, si illumina proprio il triangolino. Interessante, devi farci un po' caso, io mi sono abituata dopo un po', però è molto interessante, perché se magari stai per fare un sorpasso e non ti accorgi che sta sopraggiungendo un altro veicolo perché è nel tuo angolo cieco, questo può salvarti. Insomma, è molto molto valido. Un'altra cosa che ho trovato geniale, secondo me, è l'opzione dell'altezza automatica delle sospensioni. Ma che cosa vuol dire? Cioè, all'inizio non capivo, poi sapete, io guido tantissimo moto vecchie che non hanno un tubo di elettronica, quindi non riuscivo a capire che cosa volesse dire. Praticamente, e me ne sono accorta proprio andando, le sospensioni elettroniche abbassano l'assetto della moto di 3 cm quando la moto è in fase di decelerazione, e quindi quando stai per fermarti, non so, a un semaforo piuttosto che, e si alzano poi di 3 cm quando si superano i 50 km/h, cioè pazzesco. Quindi la moto si alza e si abbassa in funzione di quello che tu stai facendo. È una moto decisamente intelligente che ci agevola proprio abbassandosi quando stiamo per fermarci. Quindi si abbassa in modo che noi possiamo serenamente toccare i piedi per terra in maniera molto molto più sicura. Allora, bikers, io ho finito il mio giro e posso dirvi che questa moto mi ha convinta. Non è stata mai scorbutica, l'erogazione non mi ha mai messo in difficoltà, sia in accelerazione sia in frenata, nonostante il suo carattere bello sportivone, si sente tutto. Diciamo che dai 3000 giri in su spinge molto, ma sempre in modo molto elastico e fluido. Bella, mi è piaciuta molto. Io tra l'altro non ho potuto provarla in off-road, ma ho visto la prova che hanno fatto in fase di presentazione stampa, e chi vuole utilizzare la GS1003 per viaggiare può tranquillamente mettere in preventivo anche strade non asfaltate, pur magari non essendo del tutto pratico nella guida in off-road. Infatti la risposta più morbida di questo motore, questa agilità, aiutano ad affrontare veramente con maggiore serenità qualsiasi tipo di percorsi. Bella, mi è piaciuta tanto, prima o poi la proverò anche in off. Prima di riconsegnarla volevo darvi un'ultima chicca davvero pazzesca, perché io oggi ho il bauletto, ma in realtà esistono delle borse Levario che sono dotate di luce interna e di ricarica, perché sono direttamente collegate all'impianto elettrico della moto. Come ultima ultimissima cosa, veniamo alla nota dolente. Punto dolente del GS qual è? È sempre il prezzo, ma per quello che offre questa moto in realtà direi che li vale tutti. E come, il prezzo va dai 20.850 euro ai 23.650 euro con tutti i vari pacchetti e personalizzazioni. Credetemi, sono veramente veramente tantissimi. E niente, quindi adesso andiamo a riconsegnarlo. Eccomi arrivata dall'Ario Motorrad di Lecco, devo riconsegnare la belva, no, non ne voglio sapere, però ho Federico che mi sta guardando malissimo perché gliel'ho tenuta via tutto il giorno. Te la riconsegno, Fede? No, sì, no, sì, dai, va bene. Grazie mille. Un po' malincuore, posso essere sincera. Immagino. Ascolta, Fede, intanto ti ringrazio per avermi fatto fare questa prova. Se qualcuno dovesse essere interessato a provare la moto, cosa deve fare? Ci deve chiamare almeno un paio di giorni prima, che gliela riserviamo, in modo che lui può usarla, può provarla e può testarla. E può divertirsi come ho fatto io oggi. Esatto, esatto. Va
bene, bikers. Allora, se avete qualche curiosità, qualche dubbio, avete bisogno di qualche informazione in più, scrivetemi nei commenti. Federico comunque vi aspetta per tutte le informazioni e noi ci vediamo al prossimo test ride. Ciao, grazie.